I gruppi fantasisti del Metronomo hanno questo nome perché nel 98 incontrai casualmente questi Rom in metropolitana che suonavano scalando vagone per vagone. Io, essendo di madre italiana e di padre dell'ex Cecoslovacchia, nel periodo del comunismo andavo spesso a Praga, Bratislava, dai miei parenti, e passavo le vacanze lì, e tutti i ristoranti suonavano la musica, questi straordinari musicisti rom, che sono un patrimonio incredibile musicalmente. Basta pensare che in Francia la musica manouche, quella che usa spesso Woody Allen nei film di Django Reina, è un rom, una zina. In Spagna c'è la rumba gitana, Gypsy King, ma molti altri più autorevoli musicisti. E nei Balcani c'è Bregovic, Kusturica, e in Italia ci sono io, con questi musicisti di rom. Ed è un patrimonio veramente straordinario, perché sono 20 anni di storia ed è una delle più belle esperienze della mia vita, dopo quelle personali, più intime e così. Perché io ho vissuto non da artista dicendo voi suonate con me, io ho condiviso con loro le loro problematiche, cioè quello di dover partire un giorno. Alcuni di loro sono diplomati al conservatorio, non sono diplomati Ceaucescu, hanno suonato in straordinari teatri, e un bel giorno sono tutti partire per suonare in metropolitana, ed è stato veramente un grande disagio, un grande dramma. Lo dico questo perché adesso ci avviciniamo, viviamo questo tempo della globalizzazione, tante volte in modo sbagliato, perché l'immigrazione, il contatto con altre culture, bisogna vederlo sia nella legalità del rispetto, ma come opportunità per arricchirci. Se non abbiamo questa visione, rimaniamo nel nostro brodo e siamo molto, molto provinciali. Detto questo,